Oh yes, vada. Si faccia la domanda e si dia una risposta. Ma la definitiva amore. Sentire l'amore di Dio. Dai, ciao mamma. Puoi sentire l'amore di Dio. Anzi, facciamo un attimo. Se puoi sentire l'amore di Dio, vuol dire che Dio può sentire l'amore. Per la propria transitiva. E se Dio sente l'amore tuo e tu dai l'amore a Dio. Dio ti sente, cioè Dio sente, e mica è su. Dio sente. Non sente. Sì. Dio sente. E quando. E quando egli è sceso in terra. È venuto in mezzo a noi. Ma sei un bigotto ritardato. Sì, è ovvio, perché vivi sano tu, non che non noi, cioè sono sani. Perché non necessariamente devono parlare in questo modo. E quando è venuto in mezzo a noi. Ma wow, mi salvano una palla. E quando è venuto in mezzo a noi si è travestito da pescatore. Perché ci piacevo il pesce. E perché chi pescatore oltre a pigliare il pesce è pure run o pesce a chi ci chiede il pesce. Effetto cinematografico. Finito questo, comprate il mio nuovo libro Crescere e potere con un mattone nel culo. Vi sentirete pesanti, ma ti dico datemi il pugnale sacro. Ok, chiudi.